Per RKO, dall'altra parte del telefono c'è Junior V, come stai? Ciao a tutti, tutto bene. Ecco, bello sentirti, anche se spero che riusciremo a recuperarla. C'era in ballo una presentazione live, no, del tuo disco, in cui... Sì, c'era una presentazione al T28 a Giovinazzo, dove dovevo praticamente presentare questo nuovo singolo, Odore di Incenso, e dovevi esserci, però esatto. È saltato tutto. Vabbè, recupereremo assolutamente. Invece volevo chiederti, no? Insomma, noi ci siamo visti tanto tempo fa allo Sziget Festival a Budapest, sì, però volevo che raccontassi un po' la tua storia agli ascoltatori di RKO, perché sei partito ovviamente con un forte legame, no? Con la reggae music, per poi evolvere il tuo suono. Raccontami un po'. Sì, io ho cominciato a scrivere canzoni, a produrre a 15 anni. È uscito il mio primo album reggae che si chiama Running on Jaway, è completamente autoprodotto. Poi, diciamo, col tempo un po' aperto le visioni, perché io penso che il reggae sia un genere che mi piace, e mi piaceva anche in età adolescenziale un sacco, continua a piacermi, ma non è la musica che proprio mi rappresenta al 100%. Perché a volte quello che piace non è abbastanza, c'è bisogno di tempo, magari crescendo ovviamente oltre, diciamo, a vari ascolti, a cose che comunque provi nel corso degli anni, riesci comunque a trovare una direzione, che sia comunque il sound, che poi diventa comunque il sound che ti rappresenta, e quando un ascoltatore ti ascolta, diciamo, riesci a riconoscere il tuo suono, come si suol dire. Esatto. Poi credo che poi l'indie folk sia proprio nelle tue corde, no? E invece Odore di Incenso, ecco, a parte che è un pezzo molto particolare, un pezzo notturno, ma come mai? Sì, è un brano che ho scritto in 10 minuti, cioè una cosa assurda, perché di solito non mi capita mai, io sono uno molto preciso, quindi magari scrivo una cosa, poi la devo aggiustare, poi dopo un mese la riprendo. Infatti per questo disco che uscirà, il prossimo disco, ho preso praticamente tutto il tempo necessario, sono stato quasi un anno e mezzo chiuso completamente in studio, quindi ho fatto una quarantena, pre-quarantena. Quindi mi sono preso il tempo necessario. Invece questo brano l'ho scritto e composto proprio in 10 minuti. È presente tipo quando vuoi buttare fuori, sì, tutta l'anima che hai dentro, sì, cioè, sì, proprio tutto quello che si è inglobato dentro di te. L'ho scritto proprio in 10 minuti, poi l'ho fatto ascoltare, è piaciuto a tutti, ho detto no, devi uscire per forza. Poi siamo andati in studio, per fortuna prima della quarantena siamo riusciti più o meno a programmare la prima uscita di questo nuovo lavoro. Ecco, Master, leggevo, è stato registrato agli Abbey Road Studios, insomma, londinesi, no? Ma il lavoro con Christian Wright, che è un personaggio, io lo conoscevo, e quando ho letto il suo nome ho detto porca miseria. Com'è nata, sì, questa collaborazione? È nata questa collaborazione perché, diciamo, io ho mandato questo mix, premix, insomma, analogica, a Christian Wright, che tra l'altro, vabbè, io sono un grande fan di Bon Iver, sì, Radiohead. Sì, infatti io lo ricordavo per Radiohead, Blur, cioè Franz Ferdinand, insomma, c'ha dei nomi grossi. Una serie di cose, ha fatto anche Blur, diciamo, Franz Ferdinand, comunque tutto, sì, più o meno quella scena inglese, fino ad arrivare a Ed Sheeran, che comunque è pop star, l'ultimo, certo, disco Plus, quello lì. E tra l'altro lui ha ascoltato il brano e mi ha mandato un messaggio scrivendo diciamo in inglese, scrivendo bellissimo, mi è piaciuto, non capisco l'italiano, però questo sound mi rispecchia tantissimo. Beh, un po' perché ho deciso comunque di fare un approccio diverso, di dare un approccio diverso a questo disco, a questo singolo, che poi, diciamo, è anche, fa parte del nuovo disco, sì, proprio perché il concetto di pop mi ha cambiato la vita ascoltando sia alcune cose inglesi ultime, tipo anche Catfish and the Boatmen, che, sì, hanno vinto non so che premio assurdo, BBC, tipo radio, eccetera, un paio d'anni fa, ma anche tutta la scena australiana, che non so, Carlo, se conosci qualche nome, tipo Tash Sultana, John Butler, sì, sì, sì. Sì, sì, so, sì. Kim Churchill, queste cose qui, mi hanno aperto un po' la mente, perché nell'indie loro non definiscono indie, diciamo, un tipo di modo di scrivere, una modalità di scrittura, oppure nel senso il fatto di
di essere per forza questo indie pop, che in Italia c'è, diciamo, tu ascolti una cosa indie è molto indie pop perché è questo hit pop particolare, sì. Mentre loro questo indie può essere sia indie folk, può essere sia indie rock, può essere anche pop, però è un concetto di pop diverso nella registrazione, ovvero loro non usano questi synth ma usano queste voci armonizzate come facevano i Beatles un sì. tempo, oppure nel senso non usano questi synth oppure usano queste slide guitars aperte tipo post rock, che danno questa cosa diciamo di apertura come Dreamy, sai, che fa sognare, sì, e sì. quindi è stato un non so, una concezione di approccio completamente diverso, cioè, per me è un nuovo inizio. E poi il brano è passato per le macchine di, diciamo, della B-Road dove sono passati i Beatles, esatto. C'è una roba assurda, sono contento che sto avendo, diciamo, belle risposte, non me l'aspettavo sinceramente, perché sai, è molto difficile cambiare tutto e poi comunque avere delle approvazioni magari anche della gente che ti ascolta da un bel po', da qualche anno. Infatti ti sento molto gasato. Poi tra l'altro un'ulteriore evoluzione, insomma, abbiamo parlato del suono, della scrittura, anche il cantato in italiano. Sì, sì, esatto. Io avevo tre anni fa sono passato alle semifinali di Sanremo Giovani, sì. con un brano che si chiamava Il Temporale. Però ovviamente una scrittura molto acerba per me in italiano, perché ho sempre sperimentato, mi sono sempre trovato bene a cantare in inglese, diciamo, era una mia concezione, solo che ho fatto un percorso inverso, cioè mentre prima cantavo in inglese per riuscire ad arrivare a un pubblico più internazionale, ora ho fatto un passo indietro, però opposto, ovvero scrivere in italiano con questo sound, sei più internazionale, quindi sì. magari uno che ascolta anche inglese, cioè mi sono arrivati dei messaggi, guarda, io non ascolto musica italiana perché non mi piace, sì. però ascoltate il brano e mi sembri, non so, Ben Howard tipo in italiano, oppure mi sembri, diciamo, questa cosa più internazionale, però è strano che sia in italiano con questo sound, quindi sono contento che sia arrivato a questa cosa, comunque già come primi feedback così. Infatti, anch'io sono contento, insomma, adesso ci ascoltiamo il pezzo, io spero, guarda, presto di poter riorganizzare il tuo showcase in qualche modo, magari lo mandiamo anche in diretta radio, non si sa mai. Assolutamente, magari ci organizziamo e la suono pure in radio, pure organizziamo, purtroppo i concerti non so quando li prenderanno, quindi chissà. Vedremo. Vedremo. Vincenzo, io ti ringrazio e insomma a grazie presto. Grazie a te, grazie a tutti quanti. Grazie.